Ok, ciao, benvenuti tutti. Oggi live, come al solito, di martedì. Di cosa parliamo? Non ho preparato un argomento nello specifico, quindi in realtà sono libero a parlare di domande di qualsiasi cosa. E volevo semplicemente ricordarvi appunto dell'appuntamento che c'è il 15 e 16 aprile a Calci, al Museo di Storia Naturale, c'è cioè l'evento di Acquari Naturali, che potete poi trovare ovviamente nella pagina Facebook Acquari Naturali o nel sito internet acquarinaturali.it. E ovviamente l'altro evento che ci sarà è quello a giugno 17-18 dalla Mangrovia. Ci sarà un concorso di Betta Show. Sì, che altro? Non mi sembra che ci siano altri eventi da ricordare al momento. Se no, vabbè, poi c'è il Pet Festival, eccetera, eccetera, eccetera. Di cosa volevo parlare oggi? Ci sono state un po' di cose che mi sono piaciute, che ho visto, una l'ho vista appunto poco fa, che c'era Emanuele, per chi non lo seguisse, Emanuele Daddio, allevatore di guppi e non solo, che ha fatto un bel post, una bella storia, in cui stava selezionando appunto i suoi guppi selezionati, stava facendo classico culling, ovvero togliendo gli esemplari che non reputava ottimi per portare avanti la selezione e invece scegliere quelli più buoni da metterli a usare come futuri riproduttori. Questo è un processo ovviamente fondamentale da fare per avere esemplari di qualità, molto belli esteticamente. Si fa con i betta, con i guppi, con gli Oranda, qualsiasi altro ovviamente animale selezionato, le caridine, eccetera, eccetera. Giustamente diceva, e ci teneva a far ricordare quanto lavoro c'è dietro, ovviamente, un allevatore. Intanto vi recupero. Ciao, ciao Francesco, ciao Lino, ciao Daniele, benvenuti, benvenuti. Ovviamente se avete domande, eccetera, da con cui chiacchierare, ciao Marco, benvenuto anche a te. Sono qua, sono a disposizione. E nulla, appunto, questa storia che ha fatto Emanuele mi è piaciuta perché è giusto far vedere comunque anche dietro le quinte di chi alleva, chi si impegna così tanto, per far capire comunque quanta passione e quanto lavoro c'è dietro, anche appunto per poter poi trasmettere magari, no? Questa passione, questa voglia di fare. E l'altra cosa che volevo appunto parlarvi, appunto, era anche un po' di questa appunto differenza che c'è tra le larve di Chironomus e le larve di zanzara, che però spesso vengono confuse e vengono fatte passare per le stesse cose, che non lo sono, sono due cose diverse. Quello che voi comprate come bloodworms, quindi la larva totalmente rossa, color classico sangue, appunto, è una larva di Chironomus, se capita anche lasciando a volte dei mastelli all'aperto di trovarli. Esce un dittero simile ad una zanzara, ma non è come una zanzara e non punge noi. E in più la larva è senza peli urticanti. Mentre la larva di zanzara la si riconosce perché è molto più scura e marrone, a volte tende quasi anche proprio al nero, e presenta nella testa, ovviamente, tutte delle spine. Beh, poi diventa una zanzara, ovviamente, che tutti conosciamo. E la larva appunto zanzara ha a livello alimentare, quindi a livello di proteine, eccetera, sono praticamente uguali. Cambia veramente poco. Quello che però cambia è il fatto che queste spine della zanzara, in alcuni casi, possono essere leggermente problematiche. Tutto qui. Ah, grande, se riesce a venire sarebbe tanta roba. E poi ovviamente sentiamoci se sabato o domenica, comunque volentieri. Io ci sono entrambi i giorni. E, per chi poi viene il sabato, ovviamente stiamo già anche cercando di organizzare una cena tutti insieme, quindi ovviamente, come sapete, parlare davanti magari a una pizza o che ne so, è sempre più bello e più comodo per tutti. Per avere una vasca senza fondi e senza piante, qual è stata migliore? Cioè, come mi conviene comportarmi in queste circostanze? Ah, bellissima domanda. Allora, in questo caso,
la stragrande maggioranza ovviamente di quelli che saranno i tuoi batteri sarà ovviamente ospitata nel, nel materiale filtrante, quindi all'interno del tuo filtro. Immagino che una scelta del genere sia fatta per o una vasca di allevamento, oppure magari appunto, leggendo appunto anche dal tuo nickname, appunto dall'utilizzo di magari rossi, brand, eccetera, che sono animali che si prestano ad essere allevati in vasche di solo vetro. La cosa che io ti consiglio maggiormente da fare è allestire l'acquario, quindi lo riempi d'acqua, colleghi il filtro, eccetera. Recupera uno starter buono di batteri. In commercio ci sono diverse aziende. Cosa posso consigliarti? Facile reperibilità. I biodigest della Prodibio, ad esempio, quelli sono molto buoni, si trovano facilmente. O anche quelli dell'Antra, penso si possano trovare abbastanza comunemente. Dosi loro. E poi dosa dell'ammoniaca non profumata, quindi classica ammoniaca, quella proprio pura. Non ti preoccupare di quanto ne butti dentro, cioè fregatene. E poi da lì, lascia passare uno o due giorni, e da lì inizia a monitorare i picchi di nitrati, quando arriveranno, i nitriti di nitrati entrambi, in modo tale che tu sappia che il filtro inizia a lavorare. È una cosa che succede fin da subito. Occhio però che l'ammoniaca è buttato, e mano a mano andrà ovviamente consumata. Quindi, non appena vedi che viene consumata, alcuni test la gente hanno anche per rilevare l'ammoniaca, oppure semplicemente lo capisci quando è finito il picco dei nitriti, puoi inserire i pesci. Magari anche lì evita di buttare troppo carico organico, quindi evita di buttare tantissimi pesci tutti insieme, buttane magari un po' alla volta, ricordandoti sempre di quarantenarli prima di inserirli, e da lì poi vai tranquillo. Soprattutto se animali che hanno tanto carico organico. L'alternativa, se no, è se tu sai già quanti esemplari e quanto grandi stai per andare a buttare dentro, tu potresti calcolare il carico organico prodotto da questi animali, andare a replicarlo utilizzando l'ammoniaca, e ovviamente c'è un piccolo margine di errore perché è difficile fare i calcoli precisissimi, però è efficace, funziona. E da lì, facciamo un esempio, tu riesci a calcolare che è 50 ml, tu fai 50 ml di ammoniaca, non appena rientra, tu sei pronto per buttare tutti i pesci che vuoi. Questi sono metodi molto semplici, ci sono anche altri avvii che puoi fare. Questo è uno abbastanza classico appunto da impianti d'acquacultura. Poi dipenderebbe anche da che tipologia di filtro hai e come viene gestito, però grosso modo va bene, soprattutto se poi comunque hai pesci che sono di facile gestione con una vasca così che spoglie, quindi riesci volendo a tenere sempre un'igiene massima. Secondo me è più che sufficiente. Nel giro di una settimana, 10 giorni, hai già i pesci dentro, anche prima volendo. E, infatti, di queste cose poi volevo parlare appena riuscivo a organizzarmi con Matteo, di fare dei bei focus su il ciclo dell'azoto, come avviare un acquario e come funziona bene la filtrazione, proprio anche perché comunque un po' un macello, mi rendo conto che c'è tanta disinformazione. Molto è fatta ovviamente per semplificare, no? Perché il negoziante trova la persona che arriva in negozio che non è preparata, e è più facile dire aspetta 30 giorni. Ma perché? Perché? Perché 30 poi? Ecco, vabbè.
Ciao Matteo, volevo parlare sulle drosofile. Sì, certo, io le uso quotidianamente, le uso con diverse specie, ti dico principalmente con tutte specie che ovviamente si cibano in superficie, quindi le uso con gli Emiranfodon e i Normoranfus, le uso con le Carangella, vanno matte. Sì, betta, grossi betta, ma anche i guppi vedo che le mangiano. L'unica cosa, attento a non buttare dentro il pabulum d'allevamento, quello sporca tanto l'acqua, quindi assicurati, immagino che tu utilizzi colture attere, assicurati che solo drosofile dentro e non anche il substrato d'allevamento, quello sporca tantissimo. Va bene, poi se hai modo, volentieri, ovviamente anche tutti i canali di Ibi sono a disposizione. Sia per condividere esperienze, sia se vuoi fare un articolo, un video, quello che vuoi, cioè c'è tutto senza problemi. Oops. Ottimo, quello che voglio fare, il filtro è un Pluvial FX. Sì. Ah, ok, con quei 3 kg di Sicorax. Perfetto, secondo me così ce la fai. L'importante è che tu parti, cioè puoi evitare di utilizzare i batteri. Perché comunque, cioè. Parte lo stesso in qualche modo, perché comunque i batteri sono ubiquitari, sono presenti magari nell'acqua che utilizzi, sono presenti, cioè l'ambiente con quella stelle, quindi ce li hai. Qual è il problema? Il problema è che così facendo non riesci a massimizzare l'efficacia di quello che tu vuoi fare. Invece partendo con delle marche che hanno dei batteri, comunque. Degli starter batterici, ecco, usiamo questo termine che forse è un po' più facile. Buone, con poi anche un gli dai comunque benzina ai batteri, gli dai da mangiare, se no, no non ce la fanno. Infatti, è quello che io non capisco mai quei 30 giorni. È anche vero che solitamente si consigliano i 30 giorni un acquario piantumato, dove tra qualche chiocciolina e qualche foglia che si decompone, eccetera, trovano azoto da mangiare. Ma se no, no, è proprio quello il problema. Poi, infatti, succede molto spesso che si consigliano i 30 giorni, dal giorno dopo i 30 giorni, l'acquariofilo neofita butta dentro tutti i pesci che vuole ed ha il filtro che in realtà non è pronto per gestire tutto quel carico organico, soprattutto se un neofita poi magari alimenta anche in modo sbagliato, e lì poi saltano fuori i problemi. E le larve riesco a darle anche gli avanotti di 1 cm. Bene, ottimo. Pazienza, è tanta pazienza, è grande. Però ci sta, è una figata. E se riesci anche a fare qualche video, secondo me sarebbe veramente interessante se riesci a farlo. Se vuoi venire anche ospite qua per parlarne, quando vuoi ci organizziamo senza problemi. Secondo me è molto interessante. Anche se vuoi raccontare la tua esperienza di come magari allevi, eccetera. Ognuno poi ha i suoi metodi. Io utilizzo. È molto semplice, come faccio io, purè in polvere, acqua e un po' di aceto e a volte uso della frutta, ma anche no. E raffia o taglio i sacchetti dei pesci usati, che fanno quindi cioè la parte quella esterna, si può anche far senza in realtà. E basta. Ah, vabbè, ovviamente tappo con dello Scottex un elastico. Molto facile e va veramente bene. L'unica cosa, attento che le colture attere, ma forse lo sai già, alla lunga poi può capitarti qualche esemplare che non è più attero e quindi riprendono a volare, quindi anche lì bisogna un po' o avere pazienza o ogni tanto rinfrescare le colture. Ciao Bobo e buonasera a tutti. Buonasera Andrea. Anche in un mini pond a 500 centilitri sarà necessario inserire dei batteri della bile vulcanica con un sacchetto, magari potresti fare video sui Mipon. Allora, potrei tornare a fare video sui Mipon? Sì. Sono un po' incasinato perché il periodo serve giusto quello adesso. Però potrei vedere di organizzarmi, magari di fare un po' di far partire qualcosa. Perché no? Perché no? Magari anche piccolissimo, però molto piccolo. Perché ho delle cisterne che devono partire, ma ho degli altri progetti in mente che non sono mini pond, quindi sarebbe un po'
po' difficile. Però comunque, per rispondere alla tua domanda, batteri del pelo vulcanico male non fanno. Anche lì dipende da come vuoi gestire il mini pond, se avrà o no filtrazione, se inserirai e che piante e che tipologia di pesci. In 260 litri comunque io li prendo per netti, quindi al netto dell'aver inserito tutto il resto ci sono 260 litri d'acqua, magari appunto con un paio di randini piccolini, con delle piante opportunamente nascoste che non vengono mangiate, oppure con dentro un bel po' di medaca, perché no? Si può fare senza problemi. L'unica cosa, stare attenti anche lì, è a tenere una buona pulizia, ricordarsi di fare i cambi d'acqua lo stesso, avere in proporzione molte più piante, cioè deve quasi sembrare che ci siano più piante che pesci, questo è importante, e il lapillo si può anche, si può evitare, cioè nel senso, se proprio vuoi dargli una spolverata sul fondo, però devi sciacquarlo molto bene prima di inserirlo, e, perché sennò ogni volta che per sbaglio muovi il fondo fa polvere dappertutto. Anche i batteri, appunto, lì dipende da quanta fretta hai di riempire il mini pond, tutto qui. E, sì, perché in realtà io avrei un 300 litri fuori in esterno che potrei svuotare, pulire e farlo diventare un mini pond. Però è un acquario di vetro, cioè potrei farlo lo stesso. Cioè è già un mini pond in realtà. Non lo so. Perché è una vasca di un negozio che aveva chiuso, che è sempre rimasta in giardino, sarà in giardino da una decina d'anni, e ha tutto il fondo di Sagittaria, poi sopra, sopra c'è qualche, c'è un pezzo di giacinto, quello Azureus, c'è, cosa c'è? C'è la pianta quella che si chiama osso di rana, che altro c'è? C'è dell'urticularia, ci sono un po' di piante, lemna, zolla ovviamente. E ho dentro da 5 anni 3 piccoli pesci rossi, sono dei wakin, e non so quanti macropodus, non ho idea di quanti ce ne siano. E là. Basta, guarda, una qualsiasi ammoniaca che non sia profumata deve essere ammoniaca pura, cioè diluita ovviamente, ma non ci deve essere profumo o cose del genere. Perché il problema di poi di fare un mini pond che funzioni è che è importante anche, ad esempio, capire l'esposizione del mini pond, se interrarlo oppure meno. Cioè, è un po' difficile dare una risposta ad una domanda, perché servirebbero molte più informazioni. Ecco, se hai voglia e hai tempo, volentieri ti aiuto senza problemi. Ciao Alessandro. Anche un acquario di vetro 70-40-30 e volevo trasferirlo fuori e mettere medaca senza filtro. Mi farebbe piacere se fare un video per capire un po' la gestione. Allora, guarda, sì, adesso è buio, se no ti mostrerei in terrazzo ho 3 bidoni da 20 litri con i medaca. E il consiglio che ti posso dare, se vuoi far bene i medaca e se ti interessa, se ti interessa o crescerli per crescerli è un conto. Se gli adesso proprio allevarne tanti, ti consiglio di metti già fuori l'acquario, mastello, quello che è, riempilo d'acqua. Anche lì io ti consiglio sempre un po' di fondo, perché comunque anche magari qualche pianta parte, cioè dà un po' più di substrato su cui eventuali piante possono comunque radicare.
L'alternativa è piante in vaso, che ok, sono scuole di pensiero, ci sta, è anche più facile forse fare manutenzione un domani. E lascialo fuori. Puoi farlo con o senza piante galleggianti, quella è una tua scelta. L'importante è che l'acqua inizi a invecchiare, passami il termine. L'acqua deve diventare verde, puoi accelerare questa cosa inserendo già dell'acqua verde se ce l'hai, utilizzando l'acqua magari matura di un acquario o col classico letto di foglie. Letto di foglie diventeranno prima l'acqua ambrata, quando decadrà, dipende un po' dalla temperatura e dalla tipologia di foglia, può volerci circa 2, 3 settimane, un mese, dipende. Da lì inizierà a esplodere un'acqua verde, soprattutto se non hai piante, e quella è perfetta per levare medaca. Semplici poi mop, che tu li metti dentro dove hai i riproduttori e giornalmente prendi un mop che era lì e lo sposti in un'altra vasca e poi metti il mop vai del giorno prima con i produttori oppure controlli se ci sono le uova, tanto le uova di Medaka si vedono molto bene. Se invece vuoi fare un mini pot bello esteticamente, cosa posso consigliarti? Vaso centrale con ninfee o fior di loto. A lato magari un po' di piante palustri, le varie tifa, eccetera, se hai spazio sono molto belle, e medaca dentro. Inserisci magari le piante, lasciale quei 10-15 giorni in modo tale che inizino un po' a radicare, quando vedi le prime crescite, le puoi inserire i pesci senza problemi. Medaca sono super resistenti e non terranno mai problemi. Ricordati di alimentare i pesci e basta. Senza filtro con piante acquatiche, Nymphaeodea canadensis, Myrophyllum demersus e 3 piante palustri in pieno sole. Allora, guarda, sì, uguale, vale la stessa cosa. Ok, le piante ovviamente in vasi microforati per Nymphaeodea palustri. Sì, allora guarda, secondo me Bobo vai sereno, proprio sereno, sereno, inserisci le tue piante fuori, fai partire il mini pond, anche lì aspetta quei 10-15 giorni. Anche perché poi dipende dalla specie che vorrai inserire, perché le temperature sono ancora un po' non molto stabili. Ma non appena vedi le prime crescite fogliari o comunque che le piante si siano ambientate e stanno crescendo, vai sereno e metti i pesci. Se puoi, anche lì, non tutti subito, però comunque all'esterno è difficile. E in pieno sole, ricordati che d'estate, a seconda della zona in cui vivi, ci potrebbe essere il problema comunque della scarsa disponibilità di ossigeno in acqua, che dipende da quanti batteri, quante microalghe, quante alghe, quante piante e quanti pesci ci sono. Un po' difficile da calcolare, alla peggio con 15-20 € su Amazon vendono delle pompettine che vanno col pannello solare, che o fanno la fontanella che ti rompe l'acqua, oppure addirittura ci sono anche degli aeratori a pannello solare che costano sempre appunto una stupidaggine, pietra porosa dentro e non hai più paura. Sì, cioè perché finché sono medaca o pesci rossi è difficile che li perdi, o anche betta ad esempio, è difficile che li perdi per queste cose. O il pesce rosso. Comunque li vedi, quando vedi che vanno, sono sempre in apnea, te ne accorgi, soprattutto quando l'acqua inizia magari a essere a 29, 30 gradi. Ecco che allora è un po'. Medaca o Anotropsis? Quelli che più ti piacciono, occhio, ops, ho fatto andare via. Occhio appunto al troppo caldo per l'entropsis, perché non è che sono, cioè, lo reggono, ma hanno bisogno di tanto ossigeno, appunto, ovviamente, come specie. Mentre il Medaka è molto più robusto, molto più resistente a queste cose, senza difficoltà, senza problemi. Cos'altro?
Io poi volevo capire perché in teoria da... guardare per piacere una cosa, perché mi hanno suggerito che dalla dashboard in realtà io posso far partire i sondaggi e ne approfitto adesso per vedere effettivamente se funziona, perché sarebbe interessante. Se appunto questa cosa funziona, se, non so come, però. Cabina di regia. Perché se fosse, lanciare dei sondaggi sarebbe interessante proprio per iniziare anche un po' a interagire in modo diverso, per capire anche appunto cosa ne pensa, come si fa qui. Così. Ok, forse ci sono. Ad esempio, andiamo. Ho fatto una cosa a caso, giusto per vedere se funziona e come si vede, perché io però da StreamYard però non la vedo. Vedi, quello è il problema. Ok, e io non ho idea a voi come si veda, sinceramente, perché non lo vedo a schermo, non lo so, vabbè, sono proprio scarso con queste cose. Comunque, vabbè, niente, vabbè, è una domanda sciocca, scusate. Allora, perché, ecco, vedi, ok. Vedi, 100% sì, 0% no, ok, ho capito. Pensavo potesse essere interessante anche per iniziare magari a fare un po' di un contenuto che fosse, visto che mi rendo conto che per molte persone è una rottura di scatole scrivere da una chat e non tutti magari sono disponibili a partecipare dentro al... Ah, lo vedete sopra la chat? Ok, grazie Francesco. A interagire magari in live, eccetera, per diversi motivi. Questo poteva essere interessante per iniziare magari a fare anche... per capire magari i prossimi argomenti da portare, o per, ad esempio, come si dice, anche iniziare a ragionare insieme su... Faccio un esempio, c'è questo problema, quanti di voi hanno avuto questo problema? Sì, no, e bla bla bla. Sarebbe un po' così da ragionarci su perché potrebbe essere carino, anche perché, proprio fatalità, allora, 3 giorni fa sono andato a casa di un amico, che ha avuto dei problemi con dei guppi, che anche lì ho ripreso tutto, anche come così ottimo che non copre la chat al momento, ma vediamo solo il banner. Ok, perfetto, si vedeva il messaggio con il banner rettangolare in alto sulla chat, perfetto, grazie mille. Ok, beh, è interessante in realtà. Io devo fare la cabina di regia, ok, e con la mia connessione fa un po'... Vabbè, però ci ragiona. Appunto, ero andato da questo amico che... aveva dei guppi che gli stavano morendo 3 giorni fa e quindi sono andato a fare, mi sono portato a casa degli esemplari per fare appunto un po' di analisi che ho registrato, però anche lì non so se farle vedere su YouTube oppure no, per capire cosa avessero, proprio perché fatalità la settimana a casa di un altro amico, no, 3 settimane fa ormai, vabbè, non mi ricordo. Ero a casa appunto di un altro mio amico che aveva anche lui sempre dei problemi sui guppi e alcune sintomatologie effettivamente erano uguali, ma ovviamente le problematiche erano diverse. E quindi volevo farvi vedere se così insieme a voi questa cosa e magari parlarne, discuterne, capire anche voi, cioè faccio un esempio, no? Vi ricordate che avevo fatto una live in cui... avevamo fatto come una diagnosi ad un epistogramma. Ecco, poteva essere interessante fare questa cosa qua in cui magari mi preparo le immagini, iniziamo a parlare, vi faccio le domande, interagite in base a quello o no? Cioè ci sta, è così più facile. Tipo, secondo voi che cosa ha questo? Vedo delle opzioni, voi flaggate quella che preferite e da lì ragioniamo e capiamo perché...
si è portati a pensare una cosa o perché un'altra e come capire cosa. Non lo so, stavo pensando a queste cose perché cioè, non posso dirvi chi di voi usa il mangime della sera, cioè mi sembra un po' un sondaggio un po' sciocco, invece fanno così, magari potrebbe essere interessante, istruttivo anche perché è sempre difficile parlare senza far nome, senza far capire di che cosa sto parlando, ma nell'ultimo periodo diciamo che sto vedendo un po' di inesattezze, ecco, e rimango molto vago, così è più facile perché non mi interessa parlare male di nessuno, mi interessa però che sia importante far capire che c'è anche altro. Difficile, difficile. Comunque, invece, per chi è abbonato, eccetera, lo sa, l'ha già visto, ho già condiviso anche la scaletta di quello che sarà un futuro corso, appunto, sulle piante, che è molto, molto tecnico. Molto tecnico. Spero che le piante facciano prima delle alghe. In aggiunta potrei aggiungere degli anti-alghe dell'SKG Clear Ponds, che non è chimico. Allora, premesso che è un prodotto che non conosco e non so come faccia a funzionare se non è chimico. Io ho visto, ad esempio, alcuni anti-alghe sono semplicemente acqua e catappa, perché la logica è l'acqua più ambrata scherma di più la luce, le alghe crescono meno. Boh, non ho mai visto questa grande efficacia. Nel tuo caso, appunto, il prodotto non lo conosco, quindi dovrei approfondirlo, sinceramente. Non l'ho mai provato, quindi non lo so. Io comunque eviterei di inserire prodotti se il problema non c'è, ma ragionerei introducendo molte piante, non andando a fertilizzare in colonna, ma mettendo che le piante che appunto crescono in mezzo alla terra abbiano spazio e la terra da crescere con una buona terra argillosa, magari. Sopra la terra metterei appunto del vario ciottolame, del ghiaino, no, meglio il ciottolame forse, per evitare che poi questa terra vada in dispersione in acqua. E soprattutto se parte adesso in cui sì, non c'è così tanto sole, ma le piante possono crescere, assolutamente troppe alghe non ne hai. Poi è anche vero che un po' di alghe ci saranno sempre, fisiologica come cosa. Non so, ti dico, per mia esperienza, dove ho avuto certo film, ad esempio, non c'erano mai alghe, con la Najas un po' di alghe ci sono state. Con la Lemna ci sono state. Ci sono alcune piante che riescono a gestire molto bene la problematica, altre un po' meno. Aumentare ovviamente lo spettro di piante dovrebbe aiutarti a fare una competizione nutritiva comunque grande. Ciao mio omonimo, quando facciamo una grigliata? Anche di pesce. Quando si vuole, beh, calci, è una buonissima occasione. Altrimenti, non lo so, sono un po' delicato sulla grigliata, ma va bene. Preferisco, beh, guarda, di pesce la preferisco. Magari due plecostomus, una ruana. Ci sta molto alla grande. No, dai, a parte gli scherzi. No, sarebbe bellino anche organizzare appunto qualcosa con. È che siamo tutti un po' distanti, immagino non sia così facile trovarsi, spostarsi, fare, però sarebbe bellino. No? Ecco, facciamo appunto il so, come si fa? Avvia un sondaggio. Facciamo un pranzo insieme.
il tuo pranzo, per dire quello che è. In teoria, adesso si vede, giusto? Si vede. Mi sono piaciuto molto i video che hai messo del corso, molto fruibili, per altre persone possono essere, ma tutti anche per un ripasso. Grazie Francesco. Ho programmato degli altri video che andranno ad infoltire il corso. Alcuni che vanno un po' più nel dettaglio sulla pratica a livello ad esempio di chimica, altri invece un po' più magari su generali, sulle varie specie di pesci, soprattutto per neofiti, eccetera. È molto, cioè diciamo che bello, a YouTube queste cose non piacciono, ho visto, e sono abbastanza convinto che comunque non riesco ad aggiungere in realtà realmente i neofiti, perché comunque voi che mi seguite non siete neofiti, quello è il bello per me, perché riesco ad avere un'interazione più stimolante, però lo scopo era quello appunto di aiutare per prevenire alcune problematiche, mi rendo conto che faccio fatica ad aggiungere queste persone. E faccio fatica anche ho visto, perché ho avuto un po' di feedback anche da parte di altra gente su quello che è appunto sono stati questi video. Cioè, mi hanno detto che sono un po' intimidatori, fatti stile università, quindi con le slide, e così tanto tecnici, anche se secondo me in realtà non erano troppo tecnici, però appunto anche qui. Mi piacerebbe sentire la vostra, se li avete visti, cosa ne pensate. Termina il sondaggio. Va bene, facciamo così insieme, organizziamoci. Magari dove? Io il negozio non ho ancora finito i lavori dentro. Poteva fare anche. Se no, dovrei rompere le scatole a un amico di fiducia che già mi ospitò in passato e magari. Capiamo, capite? E nulla, appunto, il discorso del corso è questo qua, purtroppo. Spero appunto che sia servito, cioè, alla fine mi rendo conto che per voi cioè, non siete il target giusto, cioè il target giusto era appunto chi un acquario o non ce l'ha o l'ha appena acquistato. E che però semplificare alcuni concetti sarebbe stato rendere inutile tutto. Cioè, non so come dirla. Non so. Non lo so. C'è un po' da ragionarci, ecco. Quando farò un video sugli Arapaima quando ritornerò a vedere Arapaima. Ma nella playlist dell'Amazzonia c'è un video con gli Arapaima. E avevo fatto anche. No, però non li ho caricati su YouTube. Avevo fatto dei video anche di quando ero stato in Thailandia, che c'è un ristorante che c'aveva gli Arapaima. Molto belli, tra l'altro. Vederli in acquario poi. Che si vedono bene, sono veramente stupendi. Peccato che siano praticamente impossibili da recuperare qua. Un gran peccato. Ah sì, esatto. Che non so se è un bene o un male, sinceramente, Francesco, questa cosa qua. Mi rendo conto che sembrare una lezione universitaria, che comunque purtroppo è un mio bias, è un mio problema. Però
Però mi sembra sempre che semplificando troppo poi si rendano veramente vane, inutili le cose dette. Perché allora a quel punto tanto vale quello che ti dice il negoziante che ti ha appena venduto le cose, no? Cioè non c'è quel passettino in più, se no. Purtroppo sappiamo tutti, il neofita quando cerca su YouTube chi sono quelli che escono per prima, quelli vanno avanti. Sì, ma ti dico, guarda, ti dico la verità. Dei fishtuber, si può dire, italiani, conosco, beh, Mister Rio, Sofia, Escobar Aquareco e ovviamente Elena Stardust. E ti dico, alla fine loro non fanno un cattivo lavoro comunque, cioè alla fine non. Poi ovviamente io non ho visto tutti, i video di tutti, per carità. Quindi no. Hanno stili totalmente diversi da quello che faccio io, ma alla fine, se ci pensate, l'hobby è frammentato, cioè ci sono tanti modi di fare acquario, di concepire acquario. Quindi anzi, cioè non. Infatti per me è stato un piacere invitare Sofia all'evento di calci e è stato bellissimo collaborare con Piero, appunto Mister Rio, è stato bellissimo, abbiamo fatto un video che non è mai uscito in realtà, ma cos'altro? Con Elena appunto anche un mese fa quando l'ho vista. Secondo me sono tutte belle persone, fanno bei lavori, poi alla fine anche lì, ripeto, hanno un modo di fare acquari che è diverso dal mio, però hanno una fortuna che riescono a comunicare molto meglio, si vede, con il pubblico. Infatti è una cosa che in realtà dovrei approfondire, ecco. Aspetta, lo leggo. Aquasaur fa dei bei video. La serie sui suoi Caridani senza filtro è stupenda. Guarda, in realtà è l'unico che non conosco. Sì, cioè, lui non lo conosco. Non l'ho neanche mai incrociato, mai visto. E dei suoi video ne ho visti pochi, ti dico la verità. I pochi che ho visto li hanno commentati, da quello che ho capito non gli sono andati molto già nei miei commenti. Quello sui betta, non, diciamo che c'erano delle cose secondo me imprecise, e anche uno sulle caridine, non mi ricordo quale, era un po' impreciso, cioè. Allora. Delle persone che conosco e fanno video, appunto, diciamo che ci sono due scuole di pensiero. C'è chi prima studia e poi fa un video e si informa, raccoglie materiale, eccetera. Ho visto far così, appunto, i video Sofia, sia Elena e Piero. C'è chi non li studia e si vede, come me. Molti dei miei video sono: ah, che figo, tiro sul telefono, lo faccio. E dove però però certe cose non, cioè, non c'è certi errori, vabbè. Lorenzo, a me sono piaciuti. Se il target era in office, forse sì, erano un po' impostati. Io personalmente avrei anche preferito fossero più dettagliati e tecnici. Ah, Lorenzo, bene, ottimo, questo è interessante. Quindi tu vorresti cose anche più tecniche. Ok, quindi immagino che ti riferisca però soprattutto a quello della filtrazione, penso che sia il più, perché vedo che è il più gettonato, quindi è un video più tecnico sulla filtrazione. Va bene, dai, rompo le palle a Matteo e lo facciamo, perché no? Ora allora, gli scrivo subito. Matteo. Facciamo.
video sulla filtrazione. Volevo aspettare la data di follow di persona appena riuscivamo a vederci. Ah sì, caspita, c'è anche Maurizio, che scemo che sono, che conosco ovviamente, che fa video. È che Maurizio adesso ha iniziato a fare le live che, su Google Meet, e caspita, io ogni volta non riesco, cioè, a parte quella volta che mi ha invitato, le fa dei giorni in cui ho altri impegni purtroppo, e faccio una fatica anche a ricordarmi che c'è, cavoli, perché non ti arriva una notifica, è quello il problema. Andrea, ma a proposito di questo discorso, hai letto il litigio che ho fatto su Facebook sul post dei Neon? Puoi linkarmelo? Magari lo guardiamo insieme e lo commentiamo? Non so se si può fare legale come cosa, qualcuno si offende? Non lo so. Io, se vuoi, se hai qualcosa che hai voglia di argomentare, eccetera, insieme lo facciamo, eh? Volentieri. Sì, Bobo, prendi pure l'appiglio dei vulcani, sì, l'appiglio vulcanico dei vivai. L'unica cosa è attenzione, attenzione, attenzione a sciacquarlo molto bene prima. Ho qualche più rispetto a voi, guardo youtuber italiani, mi piace ascoltarli perché ascoltarti perché sei più naturale. Grazie, Lino, ti dico, è una cosa che apprezzo. Ti dico perché. Perché in realtà non ho palle, detto proprio bene, di prepararmi. Cioè, i video preparati, ad esempio, sono stati quelli sulla storia dell'acquario, no? Chi ha inventato l'acquario, eccetera. Dove lì ho fatto, vabbè, una ricerca, il video era anche un po' più scritto, in modo tale che fosse anche un po' più carino e rispettoso, ovviamente, nei confronti dell'inventrice. Perché non volevo dire cose inesatte o sminuire un ruolo così importante. Ma per il resto, cioè, chi mi conosce di persona, mai visto di persona, sa che sono così, cioè, nel senso, non, a parte il tempo, cioè, scrivere un video, registrarlo, fare le riprese, montarlo, cioè, boh, non mi sembra il settore corretto, quello della acquariofilia, da fare così tanto, cioè, se no sarebbe un documentario, che sarebbe bellissimo. E mi stavo anche organizzando per farne un paio, ma il mio videomaker di fiducia, quando gli ho proposto di andare in Amazzonia a farlo, mi ha detto non ho tempo. E cosa devo fare? Non mi ricordo. Ah, ok, il coso della filtrazione. Ok, perfetto. Tutti i pesci e poi non seguo più nessuno. Sì, beh, anche Maurizio fa i video come me, comunque molto spontanei, molto dritti così. Sì, video tecnici, internet è pieno di info per principianti. Ah, intanto ciao, Lucenere. E per gli esperti, non hanno in genere una preparazione universitaria dietro. Questo è un argomento che anche qui mi piacerebbe approfondire. Cioè, secondo voi, appunto, per fare quindi una divulgazione, comunque fare dei video che voi apprezzate in termini di assorbire conoscenza, perché i video possiamo sempre distinguerli in due tipologie di categorie, quella di informazionali e quelle di intrattenimento. Faccio un video e dici, ah, bellino, ho visto un bel video, e magari ti rimane poco, uno invece che dici, lo cerco apposta, tipo, faccio un esempio, corso della filtrazione, cerco filtrazione acquari, io voglio apprendere qualcosa, no? E c'è anche un po' il classico infotainment, che è un termine vuol dire tutto e nulla, dove però in alcuni casi funziona bene, cioè nel senso di rendere più interessanti dei video magari, che infatti è quello che dovrei fare anch'io, no? Dei video troppo tecnici. Ma per le informazioni che, o per l'utilizzo che voi fate, ad esempio appunto di YouTube, parliamo della piattaforma in cui siamo, ha senso? Cioè, a voi piace avere dietro una persona che sia preparata o che vi dia un bel contenuto? Cioè, e secondo me, ad esempio, appunto, una preparazione universitaria è necessaria? Poi vi dico quello che penso io, perché secondo me potrebbe essere interessante, ma a parte che a me queste cose fanno piacere riceverle come feedback, perché ci sta.
I video sono ok, ma molti prodotti, specialmente l'ENA, troppa chimica in acquario, prodotti vari, si rischia di sovrastare il concetto di naturalezza. Ho capito, quindi secondo me, tipo, lei ha una qualità video che è 16.000 volte migliore della mia. Con oh, mamma mia, in balbo. Fa anche un editing molto semplice, ma efficace. Comunque i suoi video sono scorrevoli e parla bene senza annoiare, mentre mi rendo conto che alcuni esempi in video miei, io guardandomi mi annoio da solo, cioè, a parte che vabbè, c'ho un po' anche dei problemi, ma posso capire che però che lei parla molto di chimica in acquario, sì, e anche appunto di un discorso di prodotti. Vabbè, un po' giustamente lo fa per il negozio, un po' è anche un concetto di acquariofilia che è più suo, cioè lei comunque è più per la vasca pulita, perfetta, bella. Io invece sono molto con vasche più grezze, cioè se accendo la luce qui, ho il vetro che non si vede praticamente nulla perché ho il sole dalla finestra qui che gli batte dritto alla mattina, ma a me ne frega gran poco. E lo stesso altro acquario qui, beh, questo qua si vede proprio tra l'altro che in base alle alghe. Ci sono buci e falandre, anubias e tante alghe. Summit sono carine perché c'è molta interazione. Eh sì, infatti, quello è il problema. Cioè, la cosa bella è quella. Il problema è che poi non rimane registrata e secondo me è un peccato perdere comunque magari del contenuto di valore o delle belle osservazioni che sono venute fuori. Ad esempio, appunto, nell'intervento che ho fatto io da ospite da Maurizio, cioè, erano venute fuori degli argomenti fighissimi, fighissimi, e sapere che sono andati persi un po' mi dispiace, perché magari anche lì da tirare fuori solo spezzone e ricaricarlo sarebbe stato figo, sì, legale è un gruppo pubblico. Ah, ok, vabbè, se vuoi facciamo, ci sta. Ancora un po' dei dettagli, i contenuti privilegiati sono gli allestimenti e le vasche, il video allestimento, il potato tank, sì, l'ho visto anch'io, sì, l'ho visto Andrea. Lo so, capisco, ti dico, cioè, io un paio di video allestimenti li ho anche registrati, ma non li ho mai caricati, perché è una noia mortale montarli, cioè, poi farli belli è un casino. Adesso magari con le prossime vasche, perché sto facendo delle vasche un po' particolari, che appunto, chi è nell'altro gruppo Telegram, le ho già mostrato alcune cose, e ci sta. Cos'altro? Cos'altro va poi su YouTube? Su YouTube va molto tipo cioè, a me un po' fa morire dentro quando uno dei miei video più visti è 5 cose che non sai sui guppi, dove capisco il perché sia uno dei video più visti, ma è un video talmente tanto vecchio, talmente tanto fatto male che dopo con Emanuele abbiamo prodotto un botto di contenuti sui gruppi fighi fatti bene, cioè un po' mi dispiace. Perché si parla della riproduzione e di conoscere una specie dopo quanto? Allora, ho capito cosa ti riferisci allora come discorso. Sì, ma premesso che sui neon purtroppo c'è. Mamma mia. Guarda, sarebbe da fare un. Dovrei organizzarmi una vaschettina di riproduzione per far vedere come si riproducono i neon, insomma, per far capire che è una stupidaggine. Potrei anche attrezzarmi per farlo. Insomma, magari se riorganizzo un attimo la fish room, che devo tirare fuori lo spazio giusto per mettere una vaschettina, quasi quasi la faccio, giusto per spiegare questa cosa, perché secondo me il problema è proprio quello, cioè ci sono dei falsi miti, delle leggende su delle cose talmente tanto boh, sciocche, che non capisco. Cioè, in commercio i neon esistono sia di riproduzione che selvatici. Un occhio allenato li sa anche riconoscere vedendoli se è selvatico oppure no. L'occhio allenato non ce l'ha l'acquariofilo, ma non perché voglio male l'acquariofilo, perché l'acquariofilo non ha visto passare sotto le mani migliaia di neon.
L'occhio innato ce l'ha forse il negoziante, forse chi ha lavorato in serra, chi ha visto gli animali così, ha visto diversi fornitori, e allora uno ce l'ha e lo fa, e soprattutto se vuole anche vederla. Okay. Il neon elevato in Italia arriva principalmente da paesi dell'est o Germania, comunque lì producono la Repubblica Ceca, tonnellate, Slovacchia, fanno qualcosa in Romania, Bulgaria, Ungheria anche, arriva qualcosa, e poi Germania e Polonia. E, mentre appunto quello pescato arriva sempre con voli dalla Colombia principalmente. Il neon riprodotto solitamente a un costo, parlo poi il negoziante ve li vende entrambi allo stesso prezzo di solito, a un costo leggermente più basso perché è più facile trovare in commercio diverse taglie e quindi magari il negoziante compra una taglia più piccolina, anche se per assurdo il neon pescato costa ancora meno, quello che incide molto è il trasporto, perché non ha un costo all'origine, dico, da dove viene pescato, il suo costo non è a pesce ma è a chilo. E se non ricordo male, mi sembra che un chilo di neon costa $4, se non ricordo male. E se le cose non sono cambiate, appunto. Perché sono un po' cambiate, sono un po' aumentati i costi, ma comunque costano molto poco. Cioè vuol dire che il singolo neon vale meno di un centesimo. Quello che poi incide è tutta la filiera, è i trasporti che ci sono ovviamente, ma ecco, vedi, mi dicono dalla regia che non conviene importarli, neon per il 99,99% sono tutti di allevamento. Sì, certo, perché appunto ci sono i trasporti che incidono un casino, soprattutto dopo il Covid, le cose sono cambiate. Però penso che la regia poi mi confermerà la differenza tra un neon d'allevamento e un neon pescato è giorno-notte, e il neon ovviamente è molto pescato e molto più resistente. E quanto si può dire di conoscere una specie? Uno può allevare una specie per 20 anni senza conoscerla, se non vuole conoscerla, o molto poco se vuole conoscerla. Classico fenomeno che c'è l'acquario da 6 mesi o una specie da 6 mesi e la conosce, lo eviterei come la peste. Tutte gnocche, diciamo che comunque, essendo il pubblico medio acquariofilo prettamente maschile, gioca un fattore anche questo importante, sì, ci sta. A proposito del tema di filtrazione, quali sono i materiali per il filtraggio biologico che preferisci, in particolare tra le varie tipologie di canolicchi? Allora, una domanda molto bellina, ti dico la verità. Se possibile, inserirli nel filtro, mi piacciono le B-Balls. Se devo scegliere i canolicchi, quelli in vetro non mi dispiacciono. Altrimenti, preferisco essere consapevole del mezzo che ho che andare per forza alla ricerca del pelo nell'uovo, no? Quindi se ho un classico canolicchio ceramizzato, anche lì mi devo ovviamente fidare di quello che dichiara l'azienda, del rapporto superficie-volume fornito, mi baso su quello e ovviamente vanno tenuti puliti, perché sennò il rapporto superficie-volume cala. Quindi se parto con un canolicchio che ha già delle prestazioni che non sono magari eccelse rispetto a altre marche, ecco che allora una manutenzione più frequente è importante. Tutto vario fango batterico deve essere lavato, deve essere pulito. Non mi ricordo qual è il discorso sui filtri, ma penso che sia meglio non ricordarselo. Ciao, per avere dei prodotti di importazione all'estero bisogna per forza avere un negozio? Come funziona?
No, cioè nel senso non devi per forza un negozio, puoi farlo con, avendo anche una serra di un po', no scherzo, eh sì. Comunque sì, ti serve un'attività per forza perché devi avere dei permessi ASL per poter importare. Sono difficili da avere in base a dove vivi. Perché dipende da regione a regione, ma non conviene neanche, e non conviene neanche in realtà importare, cioè da privato conviene poco importare, conviene se vuoi farlo, quando lo si fa da privato, io parlo ad esempio col sud-est asiatico è quando si, ad esempio, compri un betta dalla Thailandia, te lo fai arrivare tramite un transhipper thailandese che manda un transhipper solitamente europeo e poi te lo manda a te, e lì in quel caso tu non stai importando, è il transhipper che hai permessi, importa per te e ti manda a casa gli animali. Quindi lui, la responsabilità del come viene gestito il tutto è sua, e tu puoi fare così. Ad un privato importare direttamente, quindi sbattersi per avere tutti i permessi, eccetera, secondo me conviene poco, cioè conviene poco, economicamente conviene poco, secondo me. Poi dipende cosa come, cioè anche perché i costi sono elevati di importare, cioè importare costa caro. Te l'ho mandata su Messenger, sarebbe carino per la prossima live. Va bene, Francesco, organizziamoci e facciamola pure. Ah, ma aspetta, adesso io ho visto il. Ma avevo commentato anch'io tutto qui. Ah, ho visto la shitstorm che hai fatto, sì. Sì, mi ha ignorato poi a me a un certo punto l'autore. Peccato perché ero curioso anch'io di avere più informazioni. Ma penso che sia qualche modo per registrarlo o altro, smanettando, smanette vedo. Ok, va bene, perfetto, perfetto. Sì, c'è il gruppo per i supporters, compare in automatico con la sottoscrizione da qui, rimando direttamente su, c'è un link cliccabile, hai l'accesso a tutti i video, quelli esclusivi, in più ti arriva un link per entrare nell'altro gruppo dove magari aggiorno su, mi espongo di più su alcune cose, giro paper. Faccio anche cose meno noiose, tipo racconto le mie sfighe e faccio vedere i procedimenti del negozio, cioè che sono molto lenti e molto male. Io guardo molti video filippini, tendenze cinesi, ovviamente sempre in riferimento a Goldfish. Fanno infiltrazioni importanti con pochi euro. Sì, lì molti poi fanno, soprattutto con i pond esterni, ho visto fanno tante infiltrazioni quelli a, come si chiama, a percolazione, che potendo fare in un, secondo me sono tra le migliori. Cioè inserire anche un filtro percolatore in un complesso di filtrazione aiuta. Alessandro, sì, stendiamo un velo pietoso. Il rifugio di 7 litri, per verità, ero anche io. Te tanto di farlo. Sì, guarda, ecco, guarda, se riesci a farlo anche tu, Francesco, volentieri. Sì, beh, non ti preoccupare, per glielo ho capito. Hai anche tentato di rifarlo. Sì, non ti preoccupare, volentieri, volentieri. Eccolo qua. Nel 99% dei neon proviene dagli allevamenti, non conviene importare. E se lo dice Martino, direi che siamo tutti d'accordo e non possiamo altro che dire yes, mio capitano. Biofiltrazione solo spugne. Ma sai che in realtà Cioè, allora, sì, ma dipende. Nel senso, ovviamente, secondo me funzionano da Dio e funzionano molto bene.
L'unico limite però è che sei vincolatissimo dai cambi d'acqua perché troppo carico organico fanno fatica a gestirlo proprio per la superficie di scambio. Poi dipende anche lì da che spugna, la maglia della spugna, però sì, perché no? L'asservatico da elevato, una persona con l'occhio rinato li può distinguere. Lorenzo può confermare, lo so. Lo so, poi anche lì. Cioè, c'è talmente tanta poca gente che queste cose le sa, le conosce, le sa fare. Bah, siamo seduti su una collina in quattro a giocare a biglie tra di noi. Boh. Ci troviamo a parlare, allora si possono lavare se l'acqua di rubinetto con lecchi. Non sarebbe la filtrazione. Guarda, io vorrei capire. Qual è il problema di lavare i cannelicchi sotto il filtro cioè sotto l'acqua corrente? Boh, cioè. Poi anche lì, lavare i cannelicchi, cioè, quando dico lavare i cannelicchi, non dico di riportarli a nuovo, ovviamente. Cioè vuol dire togliere tutto quello che è fango batterico, che quindi sono batteri morti che otturano lo spazio utilizzato dai batteri e che serve a poco. Il problema del perché tanti filtri saltano è perché la gente fa manutenzione al filtro magari in concomitanza con grossi cambi d'acqua, anche lì in con situazioni in extremis, cioè tipo è un mese che non cambiavo l'acqua ai pesci, no? Ma è chiaro che lì poi vai a cambiare tutto un equilibrio che si è creato nel tempo. Cioè, i cambi d'acqua vanno fatti periodici e la manutenzione va fatta periodica. Cioè, non. Poi anche lì è molto semplice. Se abbiamo più cestelli di cannelicchi, possiamo lavare una alla volta. Cioè, non mi sembra. Anche per poi, cioè, ci vuole tremendo poco per farlo. Se sono sciacquata bene sotto rubinetto. Non vuoi usare il rubinetto, usa acqua decantata, va bene? Usa l'acqua di scarto dell'osmosi, usa quello che vuoi, l'acqua dell'acquario, che non cambia niente, la sciacquata è buona. Cioè la gente pensa che quel cloro, poi dopo anche lì, magari abitate in una zona in cui sembra di bere l'acqua della piscina, io non lo so. Da me di cloro ce n'è pochissimo, pochissimo. Penso che sia il minimo, ma comunque l'acqua non è stata cloro quando la bevo. Io non ho mai avuto problemi. Prendi, gli dai una sciacquata, sgrossi il più grosso, ti assicuri che i buchi siano puliti, che passi, che alcuni non abbiano, che non siano proprio tutti marroni. Perché quando a me è capitato di andare a fare manutenzione a casa delle persone, cioè c'è gente che i cannelicchi non tocca mai, e fidatevi, aprire un acquario che ha anche 6 mesi o più in cui i cannelicchi non sono toccati, cioè in realtà l'acqua non passa, e quindi mi spiego qual è il problema di lavarli con l'acqua, se c'è un po' di cloro, se comunque l'acqua non passa e quindi come non averli? Non lo so. Mi rendo conto che è un argomento perché bisogna approfondire un po' di più, ci sta, dai, facciamo, voglio organizzarmi di fare un approfondimento ancora più tecnico e vabbè, non se lo cagherà nessuno se non 4 persone, ma l'importante è che ci sia, che poi domani qualcuno avrà l'illuminazione di magari recuperarselo. Comunque, è passata 1 ora e 10 e me ne vado. Ciao, fate i bravi, ci vediamo martedì prossimo. Lasciatemi nei commenti magari argomenti di cui parlare. E boh.